Ciao a tutti, il nostro primo ministro Conte in America in visita da Trump ha ribadito che le sanzioni alla Russia resteranno finché la Russia non implementa gli accordi di Minsk. Cosa questa che è stata ripetuta in diverse occasioni anche da altri esponenti, leader politici europei, inclusi quelli che hanno partecipato alla stesura di questi accordi. Eppure a me sembra, ho il sospetto, che queste persone abbiano dimenticato cosa c'è scritto su questi accordi o altre non li hanno proprio mai letti. Allora approfitto di questa occasione per fare un breve video in cui vi mostro cosa sono, cosa dicono questi accordi di Minsk e vediamo chi deve fare cosa. Il testo degli accordi di Minsk si può trovare in Wikipedia, nella versione inglese, c'è anche la versione italiana, ma è un po' più sintetica, una sintesi, quindi non mi baserei su quella. Se non vi fidate di Wikipedia, perché può anche cambiare chiaramente il testo, qui c'è su Telegraph, un giornale inglese, c'è il testo completo. Allora andiamo a vedere quali sono i vari punti. Allora dice: immediato e completo cessate il fuoco in alcune regioni di Donetsk e Lugansk, osservanza stretta di questo cessate il fuoco dalla mezzanotte del 15 febbraio 2015. E il cessate il fuoco c'è stato, c'è tuttora, in realtà non è osservato molto strettamente, si spara da entrambe le parti, questo è confermato dall'OSCE, l'Organizzazione sulla Sicurezza Europea, non ricordo esattamente la sigla. Si possono leggere i rapporti dell'OSCE nel suo sito e si vede che entrambe le parti continuano a sparare, molto meno di prima, però si continua. Dopo, qui dice ritiro delle armi pesanti da entrambe le parti a una stessa distanza dalla linea di confine per creare una zona sicura, una zona di cuscinetto almeno di 50 km o più. Anche 70 km a seconda del tipo di arma, 150 km per quelli che sparano più lontano. Anche questo è stato fatto, però l'OSCE continua a monitorare e dice che entrambe le parti non osservano strettamente a questo punto. Qui specifica, questi sono un po' dettagli, da esattamente com'è la linea di confine, non ci soffermiamo su questo. E dopo dice che sì, quando deve entrare in effetto questo ritiro delle armi pesanti, è già in effetto, diciamo, deve entrare in effetto entro 14 giorni dalla firma di questo accordo. Il processo sarà assistito dall'OSCE, d'accordo, monitorato dall'OSCE. Allora, qui dice: il primo giorno dopo il ritiro delle armi pesanti, un dialogo deve iniziare sulle modalità di condurre elezioni locali in ottemperanza alla legge ucraina. Ecco, questo dialogo non è mai iniziato perché il governo ucraino si rifiuta di scendere a patti, di parlare proprio, di dialogare con i ribelli che chiama terroristi. Quindi questo punto non è neanche mai stato iniziato. Ogni qualvolta i capi delle regioni separatiste hanno provato a indire elezioni, si è sollevata il coro di voci unanime da parte del governo ucraino per dire no, no, non fatele così, non fatele, e però non hanno mai offerto alternative. Queste elezioni non ci sono mai state. Qui l'altro punto dice che entro 30 giorni dalla data della firma di questo documento, degli accordi di Minsk, una risoluzione deve essere approvata dalla Verkhovna Rada, che è il Parlamento ucraino, indicando quali territori cadono sotto il regime speciale di una legge temporanea che hanno loro circa queste regioni. Questo non è un punto molto importante, non so se sia stato fatto o no, però dice solo, questa è solo per definire quali sono i territori che cadono sotto questa legge temporanea. Questo invece è molto più importante, offrire perdono e amnistia, promulgando una legge che proibisca la persecuzione e la punizione, l'incarcerazione di persone
in relazione agli eventi che hanno preso posto in particolari luoghi di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Donetsk e Lugansk. E questo è importante perché questa legge sull'amnistia non è mai stata fatta. Ci sono stati diversi tentativi, l'ultima legge che è effettivamente passata il 7 settembre del 2017 in realtà è stata condannata dalla Russia come una legge che va direttamente in disaccordo con quello che si è definito con gli accordi di Minsk, perché questo è il Kiev Post, quindi non è di parte filorussa, al contrario, e questo spiega che la legge che è passata dice che si applica a quelli che hanno partecipato in operazioni militari per difendere la sovranità e l'indipendenza territoriale della nazione. In altre parole, questa legge si applica soltanto ai soldati fedeli all'esercito ucraino. Sembra una barzelletta, ma è così. Andiamo avanti. Qui dice provvedere al rilascio e allo scambio di tutti gli ostaggi. Sulla base di tutti per tutti. In realtà questo processo è iniziato, però non è ancora completato. Entrambe le parti hanno molti prigionieri e questo non va avanti. Tutti sono colpevoli. Dopo parla di offrire accesso sicuro per la consegna e la distribuzione di aiuti umanitari. Questo più o meno funziona. Definire le modalità per un pieno ripristino dei collegamenti sociali ed economici, tipo il pagamento di pensioni. In realtà anche questo non è stato fatto. Questo si riferisce al fatto che il governo ucraino ha tagliato il pagamento di pensioni agli anziani che vivono nel Donbass, nella parte controllata dai ribelli, e non è stato ancora ripristinato. Dopo dice, ripristino della funzionalità sistema bancario, che anche questo è stato tagliato, e ancora anche questo non è stato ripristinato. Sono passati più di 3 anni dalla firma di questi accordi. Dopo dice ripristino del controllo sopra il bordo, sopra il confine, in tutta la zona del conflitto. In pratica qui dice che il governo ucraino deve essere in controllo dei confini. Questo non è stato fatto, però andiamo avanti, perché questo ripristino deve iniziare il primo giorno dopo le elezioni locali e finirà dopo la completa risoluzione politica, ovvero elezioni locali nelle regioni di Donetsk e Lugansk, entro la fine del 2015. Attenzione, qui aggiunge, a condizione che sia risolto il punto 11. Qui non abbiamo i numeri, andiamo a vedere su Wikipedia, punto 11, controlliamo che sia il testo sia lo stesso. Allora, il punto 9 dice, a condizione dell'esecuzione del punto 11. Il punto 11 è riforma costituzionale in Ucraina, con una nuova costituzione che deve entrare in effetto entro la fine del 2015. L'elemento chiave di questa costituzione deve essere la decentralizzazione, ovvero tenendo in conto le particolarità delle regioni di Donetsk e Lugansk, secondo i rappresentanti di queste regioni. E approvazione di una legislazione permanente sullo statuto speciale di queste regioni. Questa riforma costituzionale ancora non c'è stata, ovvero di decentralizzazione delle regioni di Donetsk e Lugansk non se ne parla, perché ogni volta che il Parlamento ucraino ha provato a accennare a voler fare questa riforma costituzionale, i gruppi radicali di estrema destra si sono rivoltati in maniera violenta e hanno sempre impedito che questo avvenisse.
Dopo ho saltato il punto 10, che era il ritiro di tutte le formazioni armate straniere, mercenari, eccetera. Anche questo non è stato fatto da nessuna delle due parti. Ci sono stranieri che combattono sia da una parte che dall'altra. Allora andiamo al punto 12, basato sulla legge temporanea eccetera dell'Ucraina, si parla di elezioni locali che devono essere discusse e approvate dai rappresentanti delle varie regioni, ma come ho detto non c'è dialogo su questo e quindi non sono mai state fatte. E dopo intensificare il lavoro del gruppo trilaterale, che è quello composto da Russia, Ucraina e l'OSCE, sull'implementazione di questi accordi. Il gruppo trilaterale, quanto ne so, continua a funzionare, però in realtà non c'è nessun progresso. Volevo dirvi un'altra cosa, qualche altro punto, perché è importante secondo me riguardo alla situazione militare. Io ho scritto un articolo nel mio blog alcuni mesi fa. L'ho scritto in interlingua, ma leggetelo, si capisce tutto anche perché basta guardare i numeri, che mostra che il numero di civili morti e feriti sono molto di più nelle zone controllate dai ribelli, ovvero, e questo si può scoprire leggendo semplicemente i rapporti dell'OSCE, ovvero il governo ucraino, le milizie controllate dal governo ucraino contribuiscono a un numero molto maggiore di morti e feriti, più del doppio rispetto ai ribelli. Tutto questo è confermato dai rapporti delle Nazioni Unite, si possono leggere, ci sono tutti i link sul mio sito. E dopo anche per quanto riguarda il ritiro delle armi, c'era questa zona cuscinetto tra le zone separatiste e la zona controllata dal governo ucraino, che questa zona a cuscinetto comprende anche alcuni villaggi e un po' alla volta i militari ucraini li hanno occupati tutti, senza sparare perché erano liberi, però li hanno occupati. Per esempio qui, sempre il Kiev Post, dice l'esercito ucraino ha avanzato vicino Orlivka, e qui parla esattamente, dice qual è il villaggio che ha preso, vedete, le unità di combattimento hanno ripreso il villaggio di Hladosove nella terra di nessuno. Dopo, questo era 23 novembre 2017, ma continuiamo perché non è finita qui. Il 1 marzo di quest'anno, questo è un giornale, un sito ucraino totalmente antirusso, che dice che l'OSCE non è soddisfatto per come l'esercito ucraino si fa avanti nella zona grigia, nella zona cuscinetto del Donbass. Alexander Haag, che è il capo della missione dell'OSCE, ha detto che queste azioni dell'esercito ucraino hanno aggravato la situazione nella regione di Lugansk, e qui parla del villaggio di Novoaleksandrivka, che è stato preso dall'esercito ucraino. Andiamo avanti. Il 2 aprile di quest'anno, ancora questo è Hromadske, è una rete anche questa ucraina, filo occidentale, e qui c'è addirittura il presidente Poroshenko che si vanta di aver conquistato il villaggio di Katerinivka, senza aver sparato un solo colpo, perché era appunto un villaggio su questa zona cuscinetto. Questo è quanto, io vi metto tutti i link in descrizione, guardateli, non fidatevi delle mie parole, andatevi a leggere gli accordi di Minsk in tutte le traduzioni che volete, anche in italiano, sono un po' più sintetici, ho detto, però si capisce il senso, e chiedetevi chi è che deve fare cosa, perché le elezioni non si fanno. È lì che secondo me noi dovremmo porre la pressione, perché nei confronti della Russia abbiamo già le sanzioni e più di quello, se non vogliamo scendere in guerra, non possiamo fare. Ma nei confronti dell'Ucraina, alla quale concediamo prestiti economici anche ingenti, alla quale abbiamo concesso il regime di mobilità senza visto con l'Unione Europea, con la quale ci sono accordi con l'Unione Europea per il commercio,
Ecco, lì noi abbiamo molta più possibilità di fare leva, di spingere affinché gli accordi di Minsk siano implementati. Dovremmo usare lo stesso peso con tutte e due le parti. E poi, come avete visto, se c'è una parte che è più, che meno rispetta gli accordi di Minsk, ecco, i numeri secondo me parlano molto molto chiaro. Questo è quanto, informatevi e facciamo in modo che anche i nostri politici siano più informati. Ciao a tutti!